Osea 14 dal versetto 1. Parla al mio cuore, Signore. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Preparatevi delle parole, tornate al Signore, ditegli perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo, invece di tori, l'offerta di lode delle nostre labbra. La Siria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Efraim potrà dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui. Io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. Chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca, poiché le vie del Signore sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi, preparatevi delle parole e tornate al Signore. Una ricetta abbastanza semplice, immediata. Preparatevi delle parole, quindi non delle parole a caso, sull'onda emotiva, sulla spinta istintiva, ma delle parole scelte, delle parole meditate nella mente, ponderate nel vostro cuore. In altre parole potremmo dire delle parole pesate. E siccome sono parole pesate davanti a Dio, sono parole destinate ad avere un peso spirituale, un impatto, una incidenza. Ora noi sappiamo che in questo mondo, nella nostra società sempre più disillusa, le parole non bastano, non bastano più. La gente è stufa di proclami, di slogan religiosi e di frasi a buon mercato. Il mondo vuole, come si suol dire, i fatti, le dimostrazioni concrete. Ma grazie a Dio, per il Signore le parole hanno ancora un grande valore, per colui che è l'onnisciente, pesa ogni cuore, delle parole possono bastare, hanno solo il principio di una vita che veramente si affida al Signore. Delle parole che noi esprimiamo davanti a Dio e che sono sufficienti a farci ripartire nelle sue vie. Come se il Signore ci dicesse: adesso basta, adesso non aspettare più il segno da destra, la conferma da sinistra, questa situazione che io ti ho spiegato, questa situazione in cui ho operato, chiudila tu con le tue parole. Bastano le tue parole, saranno un documento davanti a me, dice il Signore. Basta che tu mi dici: è così, lo credo, Signore. Basta, non ci torneremo più. E tu potrai tornare al Signore, lasciarti le cose alle spalle e andare veramente avanti. Preparatevi delle parole, null'altro. Allora io e tu subito diremo: quante parole?
perché pensiamo che questo possa incidere, ma Gesù dice, guardate, che sono i pagani quelli che credono che la preghiera ha peso per il numero, per la moltitudine delle parole, non dovete essere come i pagani, non si tratta di dire quante, e non si tratta neanche del tono, dei decibel. Alcuni pensano che basti gridare per avere effetto su Dio o sul mondo spirituale, poveri noi. Non è una questione di quantità e neanche di decibel e neanche di dire quali particolari parole, non dipende dalla nostra eloquenza, dal nostro vocabolario religioso. Ma allora, dov'è il peso spirituale delle nostre parole? È nella fede nel Signore. Quando noi chiudiamo i conti perché prendiamo atto della parola di Dio, la facciamo nostra e la facciamo valere sopra i nostri pensieri e chiudiamo i conti perché finalmente diamo a Dio la fiducia e quindi l'onore che a Lui solo spettano. Paolo riprende l'Antico Testamento quando dice noi abbiamo lo spirito della Scrittura, quello spirito che dice ho creduto, perciò ho parlato. Non sto parlando a vanvera, non sto mandando aria calda. Ho creduto nel Signore, nel suo comandamento, nelle sue promesse, nella sua santità, nelle sue direttive, nella sua perfetta volontà e quindi ho parlato. Quindi sto prendendo le mie parole, le sto preparando da dove? Dalla parola di Dio che ho meditato, in cui credo. Non a caso la versione precedente della Bibbia, la Nuova Riveduta, ricordate, diceva prendete delle parole e tornate al Signore. Sembra quasi materializzarle. Prendete queste parole, afferratele, fatele vostre, metteteci il cuore e con queste parole rivolgetevi al Signore, perché la fede viene dall'udire. E se ci rivolgiamo a Dio con quelle parole che vengono dal meditare le Scritture, non sbaglieremo. Avremo la giusta fiducia e quindi possiamo dire che stiamo tornando al Signore. Vogliamo tornare al Signore. Chi torna a Dio innanzitutto torna alla Sua parola. È lì che abbiamo le indicazioni. Non è che ti puoi mettere in viaggio e ti affidi a te stesso, ti fai dare la posizione o c'hai il navigatore. No, la cartina geografica, la bussola è ancora la Scrittura. E a quella ogni credente deve tornare. Ditegli, dice il profeta. Ditegli semplicemente questo. Ma ci deve essere l'elemento della fede, anche per te stasera. E magari sei uno di quelli che spesso dice, ma io non so cosa dire, ma io non so cosa portare al Signore. Se leggessimo di più la parola di Dio, quante cose avremmo da dire al Signore? Ditegli innanzitutto, perdona. È sempre da lì che si parte, dalla richiesta del perdono. Alla lode ci arrivi dopo. Se la lode non è preceduta dalla richiesta del perdono, la lode non ha peso, non serve. Signore, perdona tutti i nostri peccati, le nostre iniquità. Quindi non servono per tornare al Signore dei pellegrinaggi religiosi, dei viaggi della speranza, dei percorsi mistici dove magari saliamo come Lutero in ginocchio qualche scala santa e mettiamo i ceci sui gradini. Quello che serve ed è sufficiente è invocare il Signore. Invocarlo con la nostra fiducia personale, dove cioè io torno al Signore perché le mie parole sono parole di ravvedimento, di pentimento, sono parole dove faccio dietro front, sono parole dove non cerco più scusa al mio peccato, dove non cerco più legittimazioni alla mia disubbidienza, alla mia trasgressione e posso dire ho capito, ho compreso, torno a te Signore. Preparatevi delle parole. Il figlio del prodigo
non è che si è preparato un bel discorsetto toccante, non è che aveva dietro la sua Olivetti e la carta carbone per prepararsi, no, 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 prese atto delle circostanze, stava morendo di fame in mezzo ai maiali e gli bastò pensare che in casa del padre c'era ristoro in abbondanza. Si preparò delle parole: io andrò e dirò a mio padre, oh guarda padre, c'è stato un malinteso, io non volevo partire quel giorno, sei tu che mi hai cacciato, è successo questo col fratello maggiore. No, si preparò delle parole, disse: ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere trattato come un tuo figlio e anche come uno dei tuoi servi. Si preparò tutto il discorso delle parole. Grazie a Dio non lo poté pronunciare neanche tutto, perché come fa sempre il Signore, quando iniziamo a tornare a Lui, il Signore ci corre incontro. Ci benedice con il suo amore veramente toccante. Chiese perdono. Perché alcuni non ricevono perdono? L'acqua calda, scopriamo. Perché non lo chiedono. Non lo chiedono, non lo domandano. Innanzitutto al Signore. Partono sempre da qualcos'altro. Possono essere i peccati degli altri, possono essere le difficoltà della vita o qualunque altro elemento. Partono da altro, ma non serve, non ti dà una buona rincorsa spirituale. Non serve tornare indietro a chissà cosa. Serve innanzitutto una preghiera che ci porta a ravvederci. Dove noi spesso non riusciamo neanche a ricordarci tutte le cose che abbiamo combinato contro il Signore. Qualcuno diceva: devi fare una preghiera, ma nel chiedere perdono, se non ricordi per filo e per segno, magari con la data, tutto quello che hai fatto, questa preghiera non è valida davanti a Dio. Leggevo in un libricino quando mi ero appena convertito, leggendo la parola del Signore, ho scoperto che quando chiedo perdono il Signore è fedele, che mi perdona e mi purifica da ogni iniquità. Le cose me le potrà mostrare nel tempo, ma intanto il mio cuore è alleggerito dal peso del peccato. Per questo le mie parole hanno un peso spirituale, perché sono state originate da un peso che lo Spirito Santo ha messo in me per poter dire innanzitutto: Signore, perdonami, purifica veramente il mio cuore. Ma chi non chiede perdono ostruisce la strada già al principio e non c'è nulla da fare, non può cominciare da un'altra parte. E poi mettiamo in campo tutti i nostri, diciamo così, problemi emotivi. Una volta le persone che danneggiavano la testimonianza dell'Evangelo e coi loro peccati facevano soffrire la testimonianza senza tanto teatro, spontaneamente. Quando tornavano dal loro sviamento, chiedevano se potevano alzarsi e chiedere perdono a Dio e chiedere perdono alla Chiesa. Ci avete fatto caso che non succede più? La gente si allontana, combina guai, si fa famiglia a destra e a sinistra, non paga i debiti in giro, eccetera, 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 e poi come se niente fosse, torniamo in chiesa a testa alta e qualche volta a muso duro e pensiamo di ripartire. Non somiglia molto al figlio del prodigo. Più mi avvicino e più dico che non somiglia al figlio del prodigo. Quando noi torniamo al Signore, il primo bisogno è quello di essere perdonati dal Signore e da quelli che abbiamo offeso e danneggiato. E non ci vogliono discorsi teologici altisonanti. Preparatevi delle parole
e dite semplicemente: perdonami. Il perdono del Signore giungerà. Ma ci rendiamo conto che l'elemento della fede che scatta dentro, insieme a un processo spirituale che la parola di Dio indica come contrizione, compunzione dell'anima, bisogno di riconciliazione, come se io dicessi: ma io potrei fare tutti i chilometri di questo mondo, ma se il cuore non si avvicina a Dio, se non si apre, non potrò mai tornare al Signore. Posso balzare da una chiesa all'altra, ma non potrò tornare al mio Dio, al mio Salvatore. E non servono le preghiere dette così a memoria. Non voglio parlare male di nessuno, voglio pesare le parole quando parlo delle cose di Dio e parlo degli altri. Sto imparando a pesare le parole. Però mi è arrivata in una bella, per certi aspetti, manifestazione che si è fatta, la preghiera che un'organizzazione religiosa manda a delle persone in modo che, insomma, possono poi ricevere Gesù come Salvatore. Quindi via social c'è la preghiera scritta, tu devi dire: caro Dio, mi dispiace, ho sbagliato, eccetera, eccetera. Hai fatto questa preghiera? Puoi cliccare su sì o su no. Clicca su sì. Bene, adesso siccome sei salvato, adesso parliamo delle cose che ti fanno crescere. E quindi basta cliccare, tu hai fatto la preghiera di un altro, sei stato salvato e vai avanti. Non so a voi, ma a me non tornano tutti i conti. Con tutto il rispetto per i buoni sentimenti, per gli sforzi che si fanno anche a livello evangelistico, ma non credo che sia così che funziona. C'è un momento nel quale nessuno ti sottopone una preghiera scritta, non c'è un call center che ti dice se sei salvato o no, ma è direttamente il Signore che ha messo nel tuo cuore il peso del peccato, e quando chiedi perdono, quella preghiera avrà peso per alleggerire la tua anima, per glorificare il Signore, per riconciliarti con Dio, per metterti veramente in cammino, perché non c'è nessun atto formale, nessun rito meccanico, nessuna preghiera recitata che ci possa avvicinare al Signore. Fratelli, sorelle, amici, noi dobbiamo comprendere questo, che il peccato è una strada senza ritorno. Non si torna indietro dal peccato, è la morte. Solo la richiesta del perdono dà vita al peccatore e lo rialza e lo rimette in cammino, altrimenti vai da altre parti, puoi camminare quanto vuoi, ma non cammini con Gesù. Questo dobbiamo veramente valorizzare e riscoprire. C'è l'elemento della fede che colpisce un cuore, e questo cuore ha avuto il peso del peccato, e allora la sua parola, la sua preghiera non sarà delusa. Dio interverrà. Se con il cuore avrai creduto che Dio ha resuscitato Gesù dai morti e avrai fatto confessione con la bocca, sarai salvato. La confessione della bocca ha un peso perché parte dalla fede del cuore. La matematica non si discute nel mondo e neanche con il Signore. C'è prima una cosa e poi l'altra. Le cose vanno messe nella giusta sequenza. E allora, se lo Spirito Santo sta aprendo il tuo cuore verso Dio, la tua preghiera troverà la strada aperta per tornare al tuo Salvatore, al tuo Creatore. Questo dice innegabilmente l'Evangelo, cioè tu ti avvicini a Dio perché è Cristo che ti ha avvicinato. Con il suo sacrificio, con la sua perfetta espiazione, ti porta fino al suo trono. Allora se stasera tu puoi sentire il peso del peccato, prega il Signore.
con le parole che sorgeranno nel tuo cuore, mentre il tuo cuore è in fibrillazione spirituale, mentre c'è la contrizione, mentre ti senti un peccatore, una peccatrice. È questo che prepara le tue parole. Non che io vengo davanti a te o vicino a te e ti dico, ripeti con me, dici questo e dici quest'altro. Si fa coi pappagalli questo, non con le persone. Allora Dio sarà pronto a operare. Questo darà forza alla confessione e potrai prendere le parole che vengono dal Signore e queste parole avranno un peso, anche come ascoltavamo prima, perché prendiamo le promesse di Dio. Il perdono è una promessa del Signore. E facciamo valere queste promesse, gli diamo valore, gli diamo peso contro ogni nostro pensiero di incredulità, di disperazione, di superbia o altre volte forse anche di indegnità. Poche cose uccidono un credente come il senso di indegnità, perché si alimenta dei miei pensieri e delle mie parole. Ma quando alimento il cuore con le sue parole, Dio ci dà vittoria. E allora le nostre parole hanno un peso, non sono slogan spirituali, ma innanzitutto la confessione del bisogno di Dio, la richiesta veramente di perdono. Allora stasera preparati delle parole, cioè in altri termini, prendi Dio in parola. Non sono cose che devi proclamare tu, tu devi chiedere al Signore, devi chiedere che il Signore ti salvi, che il Signore ti perdoni, che il Signore ti purifichi, e Lui lo farà, che il Signore ti possa liberare, e Lui è potente a farlo, che il Signore ti possa guarire, risanare, e il Signore lo vuole fare, con la sua potenza, con la sua grazia, con la sua santità. Oh, sia il profeta della santità di Dio, espressa in una maniera straordinaria, se vogliamo rocambolesca come fu la vita di quest'uomo, ma sta dicendo che veramente la santità di Dio, insieme all'amore di Dio, sono la nostra guarigione. Abbiamo letto, io guarirò la loro infedeltà. Li amerò di cuore, ma guarirò la loro infedeltà. Se c'è una guarigione è perché c'è una diagnosi, è perché ti sta dicendo che sei infedele. E questa è la parte amara della medicina, questo è il bisturi che incide, come sentivamo prima, questo è il momento in cui fa male ed è giusto che faccia male. Tu non hai bisogno di un massaggio, di una carezza, tu hai bisogno che la parola di Dio spacchi in due il tuo cuore, tolga quel tumore spirituale e ti metta quella grazia, quella luce, quell'amore di Dio per vivere nelle sue vie. Perché altrimenti continui a rotolarti su te stesso, su te stessa, nella tua infermità, leccando sempre le stesse ferite, respirando sempre la stessa aria viziata. Lascia che il Signore apra la finestra, anzi, ti apra la porta per camminare nelle sue vie. E poi c'è la lode, se c'è il perdono, poi ci sono anche parole di lode, avranno un peso se sono precedute dalla richiesta del perdono. Noi ti offriremo la nostra lode, Signore. Non dei sacrifici, ma quello che avremo sulle nostre labbra, però viene dal cuore. Da un cuore che tu hai toccato veramente, hai sconvolto per certi aspetti. Qualcosa di straordinario, perché il Signore già da tempi di Mosè aveva detto, oh, quando venite nella mia casa nessuno deve venire a mani vuote. Il sacrificio, che sia animale o che sia la primizia della vostra terra, dovete venire così davanti al Signore. Qui invece non portano qualcosa davanti a Dio, ma portano le loro parole. Attenzione, non dice noi ti offriremo così delle parole invece dei nostri sacrifici. Sta dicendo noi ti offriremo il sacrificio della lode
invece del sacrificio di animali oppure di vegetali. Ma la lode rimane un sacrificio spirituale, qualcosa che spetta al Signore. Non ti offriremo dei tori. E beh, il toro era l'offerta più ricca, più appariscente. Ma ti offriremo l'offerta delle nostre labbra. Però avrà quella stessa ricchezza. È ricca la nostra lode davanti al Signore. Se venite qua sopra durante i culti, vi viene il magone, perché osserverete diversi che ufficialmente sono credenti battezzati in acqua, non so la loro cronistoria, ma durante la lode, durante i cantici, non cantano, non lodano, non salmeggiano, non ringraziano, non benedicono il Signore. È una vostra colpa. È un'infedeltà. È un peccato. Non andiamo davanti a Dio a mani vuote, perché nella grazia Lui ci dice: portatemi l'offerta delle vostre labbra. Ma non possiamo andare a Dio a bocca chiusa. Ma io c'ho dei problemi. Allora Davide, il salmista, vi manda un messaggino e vi ricorda che come lui siamo chiamati a lodare Dio in ogni... La sua lode sarà sempre sulle mie... Adesso basta, non sembriamo i ragazzini a scuola. Però vedete, è importante. È importante che noi prendiamo atto di questo. Cioè, se a Dio diamo il meglio... Il sacrificio del toro era il meglio, il toro era anche l'offerta più pesante, torna ancora il peso delle parole, in questo caso il peso della lode. Ha un peso perché c'è stato prima il perdono, ha un peso perché la offriamo a Dio in ogni tempo e quindi non la facciamo dipendere dai nostri umori, da come vanno le nostre circostanze. Ha un peso perché mentre lodiamo il Signore ci ricordiamo che siamo stati creati per questo e il Signore continua a trasformare la nostra vita. Perché poi non serve neanche, diciamo, andare con occhi chiusi e mani alzate, espressione bella, personale, ci mancherebbe. Ma se noi usciamo da qui come siamo entrati, tu puoi fare quello che vuoi, ma quella lode non ha avuto un peso. E bisogna domandarsi se gli è stata gradita. Perché è gradita la lode al Signore? Perché la lode benedice il Signore, ringrazia il Signore, innalza il Signore e benedice tutto quello che Dio benedice. Se vuoi benedire Dio, devi benedire quello che Dio benedice e maledire, disapprovare quello che Dio maledice. Se no è aria calda. Giacomo sembra aver letto Osea, perché usa la stessa frase alla fine di questo libro, cioè lui dice: chi è saggio, chi è intelligente, ponga mente. Come dire, fratelli, un attimino, fermatevi, ragioniamo sulle cose, cerchiamo di non farle con fretta, in maniera formale e superficiale, ma se noi, con la nostra bocca, benediciamo Dio, e con la stessa bocca malediciamo gli uomini che sono fatti a sua somiglianza, domandiamoci: è una lode gradita a Dio? Ha un peso, ha un impatto spirituale? Sembra aver letto Osea quando si fa questa domanda. E poi c'è l'aspetto della santità, chiaro, in ognuno di noi, labbra purificate da Dio che esprimono lode, e quindi labbra che il Signore ogni giorno può santificare da tutto ciò che è orgoglio, dalla bugia, dalla menzogna, dall'astio, dall'odio. Io abbandono la mia lingua continuamente all'odio, alla vendetta, alla recriminazione, all'amarezza, e poi penso che vado nella mia cameretta, chiudo gli occhi e dico al Signore: quanto è bello, quanto è buono, quanto è bravo.
E il Signore dice: ricomincia da capo, torna indietro. Non hai fatto neanche un centimetro nelle mie vie. Fratelli, sorelle, Dio vuole guarire il nostro parlare, il nostro linguaggio. Noi pentecostali parliamo spesso della preghiera, della guarigione, ed è una bella cosa, ma nella Bibbia c'è anche la guarigione della preghiera. Quando mettiamo dentro la giusta fede, c'è la guarigione della lode, quando mettiamo dentro un'anima riconciliata, santificata da Dio, c'è la guarigione di un linguaggio che non è più istintivo, ingrato, irriverente, ma è un parlare rinnovato che è segnato dalla fede, dall'amore, dalla santità. E siccome la nostra bocca è veramente la parte più istintiva di noi, ve ne siete dati mai colpi sulle labbra? Non esagerate, se no vi esce il sangue. Perché l'ho detto? Dio allora ci aiuta, perché non basta che noi ci prepariamo. Ci sono delle parole che Lui stesso prepara per noi, governando e illuminando la nostra vita e il nostro cuore. Quelle cose che noi non avremmo mai potuto premeditare, ponderare, le cose che l'orecchio non ha mai udito, dice il profeta, non sono mai salite nel cuore dell'uomo. Sono quelle cose, quelle realtà, quelle parole, quelle espressioni che Dio stesso ha preparato per coloro che lo amano. Per quelli che come te, come me, stasera stanno dicendo: Signore, ma io vorrei amarti, vorrei fare la tua volontà, vorrei piacerti, vorrei onorare, ma vedi quanta infedeltà, quanti insuccessi, quante cose sbaglio. Signore, guariscimi tu! E allora il Signore fa l'opera sua e prepara Lui delle parole per noi, non premeditate, le fa salire. Dio ti dia grazia di poterlo glorificare in altre lingue, per la potenza dello Spirito Santo. È quello il caso in cui Lui dice: apri la bocca e io la riempirò. Non me lo può dire il monitore di scuola domenicale che va impreparato alla lezione. Cioè, io vado lì, apro la bocca, apri la bocca e mandi aria calda. O il predicatore che viene dietro il pulpito: apro la bocca e Dio la riempirà. No, dobbiamo prepararci alla presenza di Dio. Ma ci sono delle cose che non potremmo mai premeditare nel campo spirituale. Allora Dio è potente da operare. E infine, dite così: noi non saliremo più sui cavalli. La Siria non ci salverà. Non andremo sui cavalli, che erano un po' il simbolo all'epoca, gli stalloni d'Egitto. Noi vogliamo tornare al Signore e vogliamo che ci siano anche decisioni di consacrazione. La lode ha peso se preceduta dal perdono e se seguita dalla consacrazione, dall'ubbidienza, come volete voi, perché tornare al Signore significa tornare a Lui con una disposizione, con scelte concrete di consacrazione spirituale. Quando Dio può sanare un cuore, perché innanzitutto guarisce quel cuore dall'idolatria, l'idolatria che divide, spezzetta il nostro cuore fra Dio e qualcos'altro, fra Dio e qualcun altro, inevitabilmente. L'idolatria che cos'è? È la risposta sbagliata ha un sacrosanto bisogno di spiritualità che è nel cuore dell'uomo. La domanda è giusta, è legittima, ho bisogno di Dio, ho un bisogno religioso. L'idolatria è la risposta sbagliata, perché cerca le parole fuori dalla parola di Dio, fuori dal Signore. Ma quando andiamo a Lui, il Signore guarisce il cuore, guarisce le labbra, guarisce anche la nostra consacrazione. Noi non diremo più: Dio nostro all'opera delle nostre mani,
Quindi a un Dio a nostro uso e consumo, a nostra somiglianza, a un Dio che ci deve dare così un idolo che ci dà protezione, sicurezza. Non ne abbiamo più bisogno. Sentiamo la protezione, l'amore, la sicurezza che ci dà Dio. E siccome non diremo più questo, Efraim potrà dire: ma che cosa ho io più da fare con gli idoli? Vedete la guarigione? Quando noi possiamo dire: adesso sono libero per la gloria di Dio, perché mi ha liberato nella mente, nel cuore, non solo mi ha convinto, ma mi ha dato la realtà che di tante cose che io dico non ne posso fare a meno, in realtà solo di una cosa non posso fare a meno, dell'amore di Dio, della sua parola, della sua guida, della sua presenza, di vivere come deve vivere un credente. Non con un piede nel mondo e un piede nelle vie del Signore, ma dove andrai? Sbagli strada, che ne sarà di te? Fai una scelta concreta, netta, torna al Signore stasera. Con la richiesta del perdono, con l'offerta della lode, con la decisione della consacrazione. La fede è resa vittoriosa quando porta queste decisioni davanti al Signore. Allora Dio benedice, dà vittoria, dice: da me verrà il tuo frutto, io guarirò il tuo bisogno di consacrarti. Allora vedete, in tutto questo noi possiamo vedere Dio all'opera nella nostra vita e possiamo sperimentare che le nostre parole finalmente hanno un peso spirituale anche nel mondo in cui siamo combattuti da tanti avversari invisibili, da tanti nemici che fanno la caccia all'anima nostra. Non saliremo più sui cavalli e i nemici non ci possono ingannare. Non ci possono dire: guarda, quella trasgressione, quella bugia, quella cosa a buon mercato è come un bel cavallo veloce che ti tira fuori in 4 e 4 8 dai tuoi problemi. Non ci salire su quel cavallo, per amore del Signore. Non ci salire perché ti porta fuori strada. Forse non ti butta giù subito, ma sicuramente ti fa deviare dal Signore, ti porta lontano da Lui. Quello che sta accadendo nella vita di tanti credenti, che si sviano, che si allontanano, e forse questa è ancora più subdola come cosa. Sapete, chi si svia, devia dalle vie del Signore. E la cosa spesso è chiara e netta. Chi si allontana dal Signore, a volte rimane in qualche modo in quelle vie, ma perde il passo. Siccome non ha più decisione di consacrazione, passi di fede, non va più avanti. Ufficialmente è nelle vie di Dio, ma si allontana sempre dal Signore, sempre di più. Rimane indietro. Analizziamo la tua vita e vedremo che non tradisci tua moglie o tuo marito, paghi i tuoi debiti, eccetera, eccetera, ma se non ti sei sviato in maniera eclatante, ti sei allontanato dal Signore, lo segui sempre più da lontano. E il Signore è sempre più una figura sbiadita, un puntino nero ormai in lontananza che non serve a nulla. A te, a me, il Signore dice: preparatevi delle parole e tornate al Signore. C'è questa conclusione, quasi da libro sapienziale, che usa appunto Osea, e dice: chi è saggio ponga mente a queste cose. Cioè, se uno vuole camminare nelle vie di Dio, può farlo. I nemici non ti possono più ingannare e neanche ti potranno più ostacolare, non si possono opporre, perché devono riconoscere nel momento in cui tu dai spazio alla parola di Dio che il Signore regna nella tua vita, che le tue parole sono concrete, sono realtà spirituale, non qualcosa di campato in aria o imparato da qualche libro o qualche slogan religioso. Dovranno vedere il regno di Dio in te, sopra di te, dietro di te. E quindi nessuno ti potrà impedire quello,
Nessuno potrà dire: ma le vie del Signore sono difficili, sono in salite, sono obliquo. Chi vuole camminare in esso può farlo, perché è guarito, è benedetto ed è reso vittorioso e vittoriosa dal Signore. Signore, stasera benedici il tuo popolo. Vogliamo prendere solo delle parole. La grazia è gratuita, sono sufficienti. Vogliamo preparare delle parole. È con quelle che tu avrai nel cuore, che io avrò nel cuore, vogliamo tornare al Signore. Alziamoci in piedi, cerchiamo la sua faccia.